vita. No, io sono meravigliato, sono affascinato di tanti interventi, per esempio di quello di Sergio, no? Perché questo è coraggio, finalmente, protezione per i nostri bambini. Ma io vorrei dire una cosa, signori, ma lo sapete quello che è accaduto nell'asilo L'Albero Azzurro di Grosseto, via Tintoretto, oppure no? Perché io ho un contributo, vorrei farlo sentire, perché poi bisogna vedere i fatti nella vita, perché si chiacchiera, si chiacchiera. Allora, sentiamo quello che è accaduto. Ma noi si assiste, si assiste. Il problema in una città come Grosseto, insomma, è triste questa cosa, no? È triste. Sentiamo cosa è successo a Grosseto, eh? Poi io direi di aprire. Quanto meno te l'aspetto. Oh, bravo. Un attimino, questo chi è? Questa è una parte del nostro notiziario che abbiamo mandato in edizione straordinaria subito, però io voglio dire una cosa prima, fermi. Perché siccome nella mia vita ho anche la fortuna, insomma, chi mi conosce lo sa, di essere un sensitivo, di indovinare, no? Questo ormai chi lo sa, chi non ci crede, non ci crede, ma io 7 anni fa, e c'è la prova su Facebook, i psicologi lo so che ci credono, so. 7 anni fa su Facebook c'è la prova, io mettevo perché sentivo che sarebbe purtroppo dilagata questa cosa, mettevo i comunicati di mettere telecamere obbligatorie 7 anni fa, quindi non è che si fa perdere voti anche perché io scusi, a me la politica mi fa abbastanza schifo, quindi sentiamo così. Ma quelli con cui ho discusso se lui la responsabilità. Infatti, ai giornalisti ci piacciono i fatti. Infatti questo è scherzo. Fai così. Io no, scherzi. È aperto il microfono? Locale di Grosseto, provincia e della Toscana. Si sente un pochino? Sì, allegro. L'informazione delle principali notizie della settimana, cura della redazione, è stata giornalistica di RBC Grosseto. Per comunicare notizie di Grosseto e provincia, inviare un'email a rbcgrosseto@gmail.com. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Grosseto, apriamo questa edizione straordinaria con notizie che parte da Grosseto, ma che hanno una rilevanza sicuramente nazionale. Bambini maltrattati all'asilo, indagate 6 maestri. Pensate, per farne smettere di piangere, i piccoli venivano strattonati o chiusi al buio in una stanza. In 3 sono finiti agli arresti domiciliari, buffetti, strattoni, insulti, ma anche bambini che sarebbero stati forzati a mangiare, alcuni di loro sarebbero stati abbandonati per alcuni minuti da soli nel corridoio, fuori dall'aula, nella sala dormitorio, quest'ultima spesso anche al buio, metodi che avrebbero avuto come scopo quelli di farli smettere di piangere. Sono queste le accuse per le quali sono state indagate i 2 titolari e 4 educatrici di un asilo nido in città, praticamente l'organico al completo. Una delle titolari e 2 maestre sono state messe domiciliari, per le altre 3, secondo la magistratura, si configurano responsabilità minori. Nessuna lesione sui bambini, mi hanno preso per 1 o 2 anni, ma comunque un comportamento che sarebbe andato oltre le finalità educative, momentanee e punibile secondo le indicazioni della Cassazione. 40 giorni di osservazione tra dicembre e gennaio scorsi, con telecamere, microfoni puntati per ambienti diversi dell'asilo, nel salone, nel dormitorio e nella sala pranzo. Periodo di osservazione indispensabile per capire se ciò che era stato raccontato da 2 ex dipendenti corrispondeva a realtà e se comunque erano ravvisati di reati. Secondo le ipotesi di lavoro, i comportamenti sarebbero andati avanti addirittura dal dicembre 2013. Il sostituto procuratore Arianna Ciavattini ha chiesto al CIP l'installazione dei mezzi di ripresa e le forze dell'ordine si sono dedicate all'osservazione e alla classificazione degli episodi ritenuti rilevanti. Giorno per giorno, fino al 20 gennaio scorso, è stata compilata una scheda con orari, luoghi, tipologie e soggetti coinvolti e indicazioni di intercettazione. Si tratta di episodi di pochi secondi o di qualche minuto, la maggior parte di quanti avvenuti nel repertorio, perché è il momento del pranzo quello che si è rivelato più critico. C'erano bambini che non volevano mangiare e che sarebbero stati invece costretti a farlo, stando alle contestazioni di maestra avrebbero spinto all'indietro la testa dei bambini e avrebbero infilato il cibo con la forza in bocca, chiudendola subito dopo con la loro mano per evitare che il piccolo sputasse il boccone. Nei casi di minore gravità invece i bambini sarebbero stati invitati a mangiare con buffetti e schiaffi sulle mani, sulla bocca o anche sulla testa. Nei casi di punizione estrema invece, quando il pianto sarebbe stato irrefrenabile, alcuni bambini sarebbero stati allontanati dal gruppo e sarebbero stati rinchiusi al buio anche nella sala dormitorio
qui, come avveniva anche quando erano messi fuori dalle aule, sarebbero stati lasciati soli per lunghi periodi di tempo. Il problema dell'Italia ormai è chiaro. È chiaro. Chi commette un reato alla fine diventa un eroe, molto spesso, non sempre, non voglio fare l'erba un fascio, ma molto spesso è così. Infatti, da buon sensitivo, io vi dico che queste maestre ora andranno, ve lo dico subito, lo metto per scritto, ora li metteranno i domiciliari, magari li metteranno anche più famose, e in galera non ci andranno. E dopo un pochino, probabilmente, sotto un altro nome, riaprirà questo asilo. Allora, questa è l'Italia di ora. Io spero di no. Allora, l'Italia di ora è questa. Cioè, noi parliamoci chiaro, noi bisogna proteggere i bambini e gli anziani che in questi ultimi tempi hanno questi fenomeni. No, io non è che voglio le telecamere, io sono d'accordo con Sergio. Senza far tante io sono d'accordo con Sergio, bisogna fare più controlli, più selezione di personale. Perché giustamente, se ci sono, per me sono mostri questi, io non le posso chiamare maestre, perché le maestre sono molto meglio. Le maestre, quelle brave, sono brave, professionali, questi sono mostri. Allora, se noi abbiamo una sconfitta così grande nella nostra società, abbiamo selezionato, scusate se me lo permettete, alcuni comuni, alcuni asili sono anche sovvenzionati dal comune, quindi è anche una sconfitta del comune. Ma chi dà i soldi? A dei mostri? Allora, vabbè. Io voglio dire una cosa, dal momento in cui c'è questa problematica, prevenzione, è una forma che mi piace tantissimo, allora più controlli, più selezione del personale e nei casi di necessità telecamere, risolto il problema, si risolve il problema in 6 mesi.